Buonasera a tutte, buon Chavzainiar, come ho ricordato stamattina nella lezione, oggi il compleanno di mia mamma, Saima Rukim Vebrigim, appunto mentre stavate entrando, le parlavo al telefono, mi raccontava che è stata mia sorella Miguel, che tante di voi conoscete, l'ha portata oggi a Kever Rachel. E tutto un susseguirsi di Ashgachot Pratiot, Igrot Kodesh con bellissime brachot che Bezrat Hashem si avverino tutte. Quello che forse mi è piaciuto di più egoisticamente parlare, per scherzo, è che stava cercando tutta una cosa, una storia, poi insomma si è trovata davanti questo Tehilim col mio nome e dunque l'ha portato al Kever Rachel, ci ha pregato dentro e speriamo che per me, per lei, per tutta la famiglia Hadad e tutta la famiglia di Am Israel e la nostra famiglia, che è il nostro bellissimo, meraviglioso gruppo, e che tutte queste brachot che elargite tramite le Orot Kodesh da Hashem, tramite Rebbe, possano avverarsi e attuarsi una a una. Amen che ne razzon per tutte noi. Refuah shlema umushlemet le Simonetta, le Silvia Elisheva, le Kol Achat Veachat, le Chaya Mushka. E ognuno che ha bisogno di refuah e di brachà e di parnassà e di zivugim tovim per i figli, per Anna, sua figlia, Bezrat Hashem, per Graziella, suo figlio, Bezrat Hashem, Nicole tanto nacha da tutti i figli, Rivka Rossella da figlia e nipoti, e ognuna nel suo, Elisheva dal marito, Sheva, Rive Shalem, per Amache Varav, Shassagidav, Amen, e ognuna, tutte le brachot. Bischut, il compleanno di mia mamma, che non vi, adesso faccio le veci della mamma. Ecco, faccio normalmente chi ha il compleanno, no? Elargisce le brachot perché il giorno c'è Masaro Gover. Allora io tramite mia mamma vi do anche le brachot, essendo sua figlia. Allora, cominciamo con la parte ebraismo. E noi abbiamo Rosh Chodesh Sivan, abbiamo dunque il mese di Sivan che sta iniziando, come ogni mese, ricordiamo un attimo diciamo, gli eventi principali nel corso della storia dei secoli che riguardano il popolo ebraico, eventi gioiosi, altri tragici, però anche importanti giustamente da ricordare, come per esempio la Shoah, ricordiamo sempre, no? Ovviamente, no? L'importanza di Zachor al Tishkach, e purtroppo però ci sono state diverse Shoot nel corso dei secoli e dei millenni. Allora, cominciamo dal mese proprio di Sivan, che è il mese in un certo senso più importante perché è il mese in cui abbiamo ricevuto la Torah, quindi questo dono prezioso dal valore inestimabile, appunto, che abbiamo ricevuto nel Monte di Sinai, il 6 di Sivan, quando no, tutto il monte era fuoco, lampi, come avevamo studiato a suo tempo. Allora, partiamo da Rosh Chodesh Sivan, primo giorno di Sivan. In Israele arrivano, si accampano nel deserto di Sinai e tutte le tende, dunque, di fronte al monte. E in quel giorno, tanti anni dopo, arriviamo al nipote, pronipote di Shlomo HaMelech, che era il re Assa, che aveva radunato il giorno di Rosh Chodesh Sivan tutti gli ebrei della tribù di Judà e di Beniamin e altre a Gerusalemme e aveva stipulato con loro un patto che era quello di seguire le vie di Hashem e non deviare né a destra né a sinistra. E Assa era uno dei re, perché dei re abbiamo avuto di tutto di più, ma Assa faceva parte della categoria dei re che hanno seguito appunto la Torah e le mitzvot, ed era molto legato a Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, ed aveva regnato, cioè la durata del suo regno era di 41 anni. Adesso però abbiamo sempre a Rosh Chodesh Sivan un evento tragico, vi ho detto che ci sono certi più piacevoli, altri meno, però giusto è importante di ricordarli. Allora siamo nella comunità di Vermisa in Germania, e siamo nel 1096, no? Periodo storico delle crociate, e le seconde crociate, e questa comunità in Germania aveva dato la vita letteralmente per Kadosh Baruch Hu.
E questo evento tragico è ricordato anche nel lamento che leggiamo a Tisha B'Av, tanti leggono a Tisha B'Av, Mi iten rashemaim, e in questo lamento ha anche ricordato un'altra comunità, la comunità di Magenza, che 3 giorni dopo anche lei purtroppo è stata annientata. Dunque, due eventi particolarmente tragici in questo periodo che, come sapete, le crociate, poi per noi ebrei, mamma mia, comunque noi ci siamo di mezzo in qualsiasi periodo della storia, quando ci sono, ecco, delle persecuzioni, delle oppressioni, sempre noi a essere, noi a Israele, purtroppo, le prime vittime. Passiamo al 3 di Sivan. Allora, come sappiamo, dal 3 di Sivan partono i Shloshet Yemei Hagbalah, sono 3 giorni di preparazione per ricevere la Torah, come allora, prima di ricevere la Torah, ci hanno detto per 3 giorni non avvicinatevi alle vostre mogli, purificatevi, eccetera, in tutti i sensi. Anche noi oggi cerchiamo 3 giorni prima di elevarci il più possibile spiritualmente, prepararci a questo ennesimo dono della Torah. Ennesimo perché ogni anno si rinnova, infatti anche quando si sa la Torah, non noi donne, ma gli uomini dicono, pronunciano la bracha Baruch Atah Hashem, notena Torah al presente, che dai la Torah, ma non che hai dato al passato, ma che dai, perché è come ogni giorno, infatti, come se noi ricevessimo la Torah, in particolare poi il 6 di Sivan. Allora, nel 2924, allora 2448, data ebraica, riceviamo la Torah, 2924, abbiamo la dipartita di, non poco di meno, che il re per antonomasia, che è Davide Melech. E dunque la Hilula di Davide Melech è il giorno dunque di Shavuot. E abbiamo anche il giorno di Shavuot, purtroppo, e qui parliamo ancora dei crociati, però si parla del Rabbeinu Tam, che avete sicuramente sentito parlare, Filin di Rabbeinu Tam, giusto? E allora sono entrate, dunque, in quel periodo, appunto, i crociati sono entrati nella sua abitazione, l'hanno completamente distrutta e l'hanno colpito ferocemente anche fisicamente a Rabbeinu Tam, e si è salvato per miracolo. Questo era il 6 di Sivan. Il 7 di Sivan. E qui abbiamo invece, più recente, circa 3 secoli fa, e vi avevo raccontato a suo tempo la storia del Ger Tzedek, Rav Avram Potocki, Avram ben Avraham, e che era mancato, è mancato appunto il giorno del 7 di Sivan. Poi abbiamo anche un'altra Ilulà, il 7 di Sivan, che è il secondo giorno di Shavuot per noi in Chutz Laaretz, Yisroch per voi in Israele, e che è la Ilulà del fondatore del movimento hassidico mondiale, Rabbi Israel Baal Shem Tov. Poi c'è Magid Mivezer, c'è il Baal HaTanya, e da qui la Hassidut Chabad, e tutte poi anche le altre Hassidut. Dunque il padre della Hassidut, Rabbi Israel Baal Shem Tov, la sua Ilulà è il secondo giorno di Shavuot per noi qui in Chutz Laaretz. Poi abbiamo il 15 di Sivan, è sia nato che è venuto a mancare Yehudà, il figlio di Yaakov. Ne abbiamo parlato nella parasha che stiamo studiando, parasha Bamidbar, di Yehudà, come, no, con lo stendardo di Yehudà che aveva con sé Issachar e Zevulun, e Tov la Tzaddik e Tov di Shcheno, che era accampato vicino a Moshe e Aaron. Abbiamo appunto studiato, appena studiato, e dunque Yehudà, che era anche il padre della stirpe reale dei re di Israele, ok? Yehudà. E dunque Yehudà viene a mancare, stesso giorno come tanti tzadikim, il 15 di Sivan. Ok, non vi racconto, cioè, vi do una parte degli avvenimenti perché ho due Sefot che voglio studiare con voi. Poi passiamo al 20 di Sivan, e qui abbiamo un'altra comunità qui in Francia, che anche lì purtroppo
sono stati uccisi solo per il fatto di essere ebrei, tanto per cambiare, Dio non voglia, e sono saliti dunque alla Moched, dove sono stati bruciati vivi, con il canto di Alim Mishapura. Dunque, grandi tzadikim che hanno dato la vita per Hashem e per la sua Torah. E poi c'è sempre il 20 di Sivan, però qui siamo in Polonia, il periodo dei cosacchi, e anche lì questo giorno del 20 di Sivan è un giorno dove tanti ebrei sono caduti nelle mani di questi cosacchi, che erano, come sapete, particolarmente crudeli. E passiamo al 22 di Sivan. Il 22 di Sivan, allora, il famoso episodio della Shonara di Miriam sul fratello Moshe Rabbeinu, e di conseguenza, come sappiamo, è stata allontanata dal campo per una settimana, tutto il popolo l'ha aspettata. Dunque, questo episodio è avvenuto il 22 di Sivan. Poi arriviamo al 25 di Sivan, e allora voi sapete che purtroppo ci sono i famosi Asara Arugi Malchut, 10 tzadikim che sono stati uccisi dai romani, appunto per aver seguito Hashem e la Torah, e non solo seguito loro, ma fatto in modo che più ebrei possibile seguissero la Torah, e sono stati tutti i 10, ognuno in un altro modo, uno in modo più immane e crudele dell'altro, sono stati uccisi al Kiddush Hashem. Allora, il 3 di Sivan, no, il 25 di Sivan, pardon, 3 di questi 10 Arugei Malchut, dunque dal allora appunto dai romani, erano Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael ben Elisha, Rabbi Hanina Sganakon, questi tre, il 25 di Sivan. Due giorni dopo, il 27 di Sivan, Rabbi Hanina ben Tradion, che l'hanno gli hanno appiccato il fuoco quando era avvolto dal Sefer Torah. Non entro in tutti i dettagli perché sono veramente atroci, ma giusto ricordiamo questi grandissimi tzadikim che sono venuti a mancare appunto il mese di Sivan, e più precisamente il 25 e 27. Arriviamo alla fine del mese, 29 di Sivan, e Moshe Rabbeinu manda i famosi meravim, le famose spie in Eretz Israel, che era il periodo dunque del Bikurei Anavim, perché appunto dovevano portare i frutti della terra di Israele, poi descrivere, eccetera. E il 30 di Sivan, i Meraglim si avviano verso la terra di Israele, però, cioè di ritorno, però avevano purtroppo già in mente il piano malefico che conosciamo bene di sparlare di Eretz Israele. Questo per quanto riguarda molto così brevemente parte degli avvenimenti storici del popolo ebraico nel corso dei millenni. E poi abbiamo, ovviamente Yom Tov, tutte le halachot che riguardano Yom Tov, essendo Shavuot un Yom Tov, e come vi ho spiegato più volte, Tadir Kodem, dunque dal prima, diamo una spiegazione sulla parasha aiuto di Bamidbar. Un attimo, ragazze, facciamo i libri che cadono. Un attimo, eccomi qua. Voilà. Allora, siamo Kumash Bamidbar, la prima parasha che abbiamo studiato tutti i giorni con Rashi, Beyun, benissimo. Allora, anche qui, come ogni settimana, l'impresa di trovare una sikha, mi fate studiare tanto, bene, grazie. Difficile scegliere quale sikha, no, spiegare. Va bene, alla fine ho deciso di parlare, di trasmettervi la sikha che abbiamo studiato a proposito del fatto che quando si ricorda l'albero genealogico, no, questa parasha, dei figli di Aharon, e siamo al la lettura era la lettura di ieri, primo passo di ieri, capitolo 3, passo 1, pagina 561 per chi vuole guardare nel testo,
Allora, questi sono i discendenti di Aaron e di Mosè, e poi quando elenca la lista appunto dei discendenti, vediamo solo i discendenti di, notiamo solo i discendenti di Aaron. E allora qui il famoso Rashi che dice, Kol ha-melamedet ben chaverot Torah, chi lui è la donna. Ossia, colui, ogni insegnante che insegna al figlio del prossimo, figlio del suo compagno, ma nel senso del prossimo, Torah è come se l'avesse generato. E qui le domande derebbe molto interessanti. Allora, la Gemara riporta, allora, questo detto. Bloccata. Così la Gemara, insomma, sviluppa un attimino questo concetto di Masechet Sanhedrin 19b e dice che appunto ecco perché sì, i figli di Aaron vengono considerati figli di Mosè, visto che è Mosè che aveva insegnato loro la Torah in modo particolare. Adesso però la domanda che il Rebbe dice, come si può considerare veramente i figli di Aaron quanto figli di Mosè, e cioè allo stesso livello del padre, perché c'è scritto Ve'ele toldot Aharon u Mosè, cioè li mette sullo stesso piano. Allora, come se le avesse generate, però non puoi dire che veramente, cioè comunque Aaron biologicamente è loro padre. E prima domanda. Dunque Moshe Rabbeinu, per quanto sia importante, come vedremo, l'insegnamento della Torah, però, infatti, come dice l'espressione, ricordatevi, ma lea lava katuf che ilu yelado, cioè la Torah lo considera come se l'avesse generato, non, dunque questo che ilu, in ebraico chi parla l'ebraico sa bene che ilu, come se, no? Adesso un'altra domanda che Rebbe pone. E Moshe Rabbeinu, a chi ha insegnato Torah? Solo Moshe, ai figli di Aaron? A tutto Israele. Non solo, vi ricordate quando Itro era venuto, si era aggregato, no? Dopo l'uscita dell'Egitto, le Melchemet Amalek, si aggrega al popolo ebraico e vede che Moshe giudica tutto il popolo e dice, giudica vuol dire che anche insegna, no? Giudicare vuol dire anche insegnare. E dice, no. Questo compito un po' troppo gravoso per te, devi delegare, e allora lì tutta la delega dei 100 sui 1000 e via dicendo. Dunque, Moshe Rabbeinu sappiamo che era, infatti, come viene definito, abbiamo detto prima, ricordando la dipartita, la Ilula di David HaMelech, per antonomasia, che era il re David, Rabbeinu, il Rav, quello che insegna la Torah, che era Moshe. Dunque, perché Moshe ha insegnato tutto il popolo ebraico, dunque, non solo ai figli di Aaron. Dunque, Rebbe dice, bisogna per forza affermare che l'insegnamento di Mosè ai figli di Aaron era un insegnamento particolare, al punto che vengono considerati i suoi figli. E adesso vediamo come, dice la spiegazione appunto di questo quesito, lo si trova nella continuazione del passù che dice Beyom diber Hashem et Moshe be'Har Sinai. Cioè, questi sono i figli di Moshe Aaron, e aggiunge nel giorno in cui Hashem parlò a Moshe a Har Sinai, anche per quello ho scelto questa parasha, perché è legata a Har Sinai, legata a Shavuot, visto che settimana prossima, giovedì prossimo, sarà già festa e non avremo la lezione, dunque oggi è dedicata anche a Shavuot. Dunque, cosa vediamo? Che Har Sinai ha, diciamo, creato questo shinui, questa differenza, diciamo, essenziale nelle anime del popolo ebraico. Perché prima, appunto, del Mamad Har Sinai, erano una grande, numerosissima famiglia con centinaia di migliaia, no? Di individui. Suddivisi in 12 tribù, però erano come tutti gli altri popoli del mondo. Ma
dal momento che Hashem ha dato al popolo ebraico la Torah, dunque ai Bnei Yaakov, ai figli, dunque ai discendenti di Yaakov ha dato la Torah, lì si sono trasformati non solo in un popolo, ma addirittura, come dice appunto in Shemot 19, i psukim, Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh, un regno di sacerdoti e un popolo sacro. Dunque, tramite questa forza, dunque, che è stata elargita a Arsinai da Hashem, e che appunto Hashem ha cambiato l'essenza del popolo ebraico nel, proprio nel profondo, allora anche Moshe Rabbeinu ha anche lui a sua volta trasformato l'essenza nelle anime dei figli di Aaron. Ma abbiamo detto che Moshe ha insegnato a tutti la Torah? Dice sì, Moshe ha insegnato a tutti la Torah. Però l'insegnamento che Moshe aveva elargito a tutto il popolo era la, vis-à-vis di Moshe, nel senso, per Moshe Rabbeinu, era attuare un comandamento di HaKadosh Baruch Hu, perché Hashem che aveva comandato Moshe di insegnare la Torah al popolo ebraico. E così fece, come siamo tenuti a fare per ogni comandamento. Con i figli di Avron, e qui il punto cruciale, ha, nel loro caso non ha insegnato a loro come ha insegnato a tutto il popolo, ma si è dato proprio Messirut Nefesh, quello che noi chiamiamo Messirut Nefesh, cioè si è dato proprio corpo e anima fino a veramente, cioè come di solito, diciamo in altre parole, ci si dà per dei figli biologici. Dunque non un insegnamento generico a tutto il popolo per attuare la volontà divina, che era di insegnare al popolo e di trasmettere, ma qualcosa di molto più profondo con Messirut Nefesh. E ecco, allora, però, secondo questa spiegazione, allora, come si può definire Kol HaMelamed Et Ben Chaverot Torah Kilu Yeladot? Cosa abbiamo detto? Qualsiasi persona che insegna al figlio del prossimo Torah è come se l'avesse generata. Ma noi abbiamo visto che da Moshe Rabbeinu i figli di Aaron sono considerati i suoi figli perché lì il modo di insegnare è stato un insegnamento particolare con Messirut Nefesh. E questa forza Moshe l'ha ricevuta a Har Sinai. E allora, come si può dire che si applica a tutti? Allora, la risposta dice sì. In effetti non abbiamo noi insegnanti ufficiali in genere o qualsiasi persona che insegna questa forza di Moshe Rabbeinu, che il prossimo o i figli del prossimo siano considerati veramente come figli biologici, anche se io posso dire che l'ho vissuto personalmente, perché vi avevo raccontato che nell'incidente, che era proprio il periodo in cui insegnavo la scuola ebraica, avevo 180 alunni alla scuola ebraica, 30 ragazzi e ragazze, altri 20 ragazzi, no, 20 ragazzi, poi altri 20 ragazzi del seminario, eccetera. E mi ricordo che in un mare di sangue, con tutte le ossa fracassate, che hanno cercato poi di, di rimettere, e proprio in questo, dopo che mezz'ora avevo perso conoscenza, ho detto a Hashem, lasciami in vita per i miei, allora, Baruch Hashem, nel frattempo c'è il terzo, ma allora avevo due figli biologici, e per tutti gli altri figli, che tu sai, era un pensiero mio verso Hashem, che li considero come i miei figli e li amo come i miei figli. Allora, sì, diciamo, io posso dire che io veramente ho amato e amo i miei alunni, e ogni volta che li vedo mi illumino, Shubrim, però sì, sicuramente il livello di Moshe Rabbeinu è il livello che trascende tutti i livelli possibili, però nel nostro piccolo anche noi possiamo sentire questo sentimento verso gli alunni, gli studenti e di qualsiasi età. Allora, dunque, visto, concluderebbe questa sticha, dice, sempre in sintesi ovviamente, visto che la Torah che insegniamo è la Torah che è stata data a Sinai,
allora c'è questa forza di colui che insegna e che viene trasmessa tramite la forza della Torah stessa che è originaria di Har Sinai. Perché appunto, cos'è la forza della Torah? La Torah ha la forza di creare un chidush, una nuova esistenza, una nuova essenza, anche materiale nel mondo, e questo tramite appunto lo studio della Torah. È come se noi diamo nuova vita a chi insegniamo. Cioè quando noi trasmettiamo, c'è chi insegna 10 ore al giorno, c'è chi trasmette un insegnamento a un'amica, a un marito, a un figlio, anche quello, non, senza andare lontano, anche questo il minimo che si trasmette. Quando trasmettiamo, in quel momento stiamo dando vita, visto che la Torah è la vita, quella che ha cambiato il nostro status da figli di Jacob, discendenti di Jacob, Bnei Jacob, e Jacob si chiamava Israel, quindi Bnei Israel, a il popolo Mamlechet Kohanim e Goy Kadosh, popolo di sacerdoti e popolo sacro, così anche ognuno di noi nel suo può e deve trasmettere all'altro, e quando si trasmette all'altro qualcosa che è legato alla Torah e alle Mitzvot, è come se diamo vita. Cosa vuol dire generare? Dare vita. Dunque noi diamo vita, ognuno di noi ha il compito e la possibilità e il dovere di dare vita al prossimo tramite appunto l'insegnamento della Torah. Dunque come se fosse rinato di nuovo. Ecco perché Moshe, dunque i figli di Aaron, sono considerati come suoi. Ovviamente ci sono tantissimi altri punti bellissimi sulla parasha, però ecco, ho voluto sviluppare questo punto. E adesso il secondo punto che volevo sviluppare con voi è il legame tra la parasha di Bamidbar e la festa di Shavuot. Allora, la parasha di Bamidbar viene sempre letta prima della festa di Shavuot, e dunque è una sorta di preparazione per la festa. E la festa di Shavuot, che cos'è? Come sappiamo, festa in cui Hashem ci ha dato, ma come dicevo prima, non ci ha dato al passato, ma rinnova questo dono di anno in anno, e dono della Torah. Dunque anche le preparazioni, la preparazione in vista alla festa di Shavuot devono essere, diciamo, simili a quelle che del primo Shavuot della storia. E qual era, diciamo, diciamo, grazie a che cosa in particolare preparazione spirituale, emotiva, Hashem ha dato noi la Torah? Qual era questo nostro, diciamo, sforzo, questo nostro lavoro? E dal famosissimo passù che tutti conosciamo, in Shemot 19:2, Vaichan Sham Israel Negedar. Quando vengono per ricevere la Torah, c'è scritto che si sono accampati, ma non al plurale, è scritto non Vaichanu, si accamparono, ma Vaichan al singolare. E è come dice Rashi, che Ishechad Belevechad, dunque è riportato anche dal Mechilta, come una sola persona, con un solo cuore. Dunque c'era questa unione assoluta, no? E fratellanza che risentita in modo molto forte e potente. E il Midrash negli Al-Kuchimoni, in Shemot, dice che Hashem ha voluto dare la Torah ai Bnei Israel quando siamo usciti dall'Egitto, e però non regnava, diciamo, questa grande affinità, fraternità e amore. Però quando siamo arrivati al Monte Sinai, sì, Vaichan Sham Negedar, e c'è sì stato finalmente questa unione desiderata, che era anche la condizione, diciamo, base per poter ricevere la Torah. E dice HaTorah Kula Shalom, la Torah è tutta pace. Velemia Ninotna, dice Shimoni, riporta, dunque a chi la
dono l'euma shioe vecialò al popolo che ama la pace. Dunque, essendo la Torah nella sua essenza qua, cioè l'emblema del shalom, posso darla, dice Hashem, solo a chi ama la pace. Allora, però, quando si parla di achdut, no? Di unione, di unità, bisogna capire in realtà a cosa si riferisce in profondo. Allora, quando abbiamo detto vaichan sham am negedah, dunque il popolo si accampa al singolare, tutti come una sola persona, un solo cuore, negedah, di fronte al monte. Dunque sono tutti intorno al monte Sinai. E soprattutto in che senso? Dunque fisicamente a questo monte, ma spiritualmente parlando a quello che rappresenta monte sul quale è stata data la Torah e le mitzvot. Dunque, quando gli ebrei si uniscono tramite la Torah, e quando preparavo, leggevo tutte le tante sihot, e ho letto questa sihah, ho detto, perché anche l'ho scelta tra tante altre, perché ho sentito un po' il nostro gruppo, che purtroppo riceve ancora di persona non conosco, tante di noi non ci conosciamo ancora tutte di persona, Simonetta anche, speriamo presto Bezrat Hashem, ma ci sentiamo molto legate, molto unite. Se una non sta bene, Dio non voglia, tutte a pregare con cuore, con sentimento. Quando una ha una gioia, siamo tutte coinvolte da questa gioia e condividiamo la gioia. E perché? Come mai? Visto che ci conosciamo solo via Zoom, dunque virtualmente, una parte di noi ci conosciamo ancora solo virtualmente, cioè Simonetta conosce Esther, però non le altre e via dicendo. Dunque, come mai? Perché quello che ci unisce è questo incontro settimanale, per voi del giovedì sera e quelle della mattina, Rivka Rossella, Chaya Mushka, ogni mattina addirittura, e questa riunione, ritrovarci ogni giorno o una volta a settimana, chi ogni giorno, chi una volta a settimana, per studiare insieme Torah, per scambiare appunto parole di Torah e arricchirci in questo oceano di Torah e di mitzvot, fa sì che questa unione fra noi, questa fratellanza, questo amore, questo sentimento così puro, fa sì che questo sentimento sia, pardon, così puro e sincero, perché è basato sulla Shkedusha, è basato sulla santità e sulla Torah. E infatti, come dice appunto Rebbe, quando si è uniti tramite la Torah, cioè quello che unisce è la Torah, allora quest'unione è un'unione vera, sincera, duratura, eterna addirittura. E non solo, porta un mare di berachà, di shefa, di abbondanza, di benedizione a tutti noi. Bezrat Hashem, amen. Dunque questa ochdut è molto potentissima e vabbè, poi dice Rebbe, porta altri esempi, dice anche per esempio quando, no, nella famosa Torah di Babele, no, hanno creato questa torre per andare contro Hashem. Prima c'è stato il diluvio universale per diversi peccati gravissimi che hanno commesso. Qui si mettono tutti uniti per andare contro Hashem direttamente, eppure non vengono annientati, perché comunque c'era unione. E l'unione, anche se in quel caso un esempio negativo, e sono stati puniti, però non annientati, perché comunque l'unione è sempre, ha una forza, diciamo, grandiosa, e però usiamo, ricordiamo altri esempi però più positivi. Dunque, quando abbiamo ricevuto la Torah, ecco, ritornando al Mamad Sinai, allora sappiamo che Hashem, è scritto che Hashem ha fatto entrare se stesso nella Torah. Questo è un concetto riportato nella Gemara di Masechet Shabbat 105.1. Anochi, no? La prima dei 10 comandamenti che leggeremo a Shavuot, Anochi Hashem Elokecha, io sono Hashem tuo Dio. Anochi sono le iniziali di Anna Nafshi Tavit Yehavi, cioè io, la mia anima, l'ho scritta, dice Hashem, cioè io mi sono scritto dentro la Torah, io sono parte della Torah.
Dunque, quando ci uniamo alla Torah, ci uniamo automaticamente a Kadosh Baruch Hu. Dunque, unendoci alla Torah, ci uniamo ad Hashem, dunque all'infinito. Ecco perché questo, si arriva a Kish Echad Belevechad. Dunque, cosa impariamo? Dice Rebbe che le preparazioni per Chag HaShavuot è rinforzarsi nell'amore verso il prossimo, e questo deve esprimersi nel fatto che ognuno nel suo piccolo o nel suo grande cerchi di avvicinare un altro ebreo alla luce della Torah, e anche bisogna sapere, conclude questa sacca, dice, in realtà, riporta il Torah Or, il Magid Mimezrich, che dice, da malam le malam imach. Allora, nel Pirkei Avot, al secondo perek di Pirkei Avot, che abbiamo letto in queste settimane, nel secondo perek, nella prima Mishnah, dice, da malam male malam imach. Sappi cosa è al di sopra di te. Il Magid Mimezrich però spiega questa Mishnah in un altro modo e dice, sappi, ma le mala, cioè quello che è sopra, mi ma. Tutto quello che succede viene da te. Cioè, in che senso? Dipende dalle tue azioni e dalle tue parole, dai tuoi pensieri, ognuno nel suo. Dunque, dice così, come se c'è una bilancia, tutto il mondo sta da una parte, e la tua mitzvah, o Dio non vuole al contrario, è quella che crea l'equilibrio positivo o negativo. Dunque, essere coscienti della propria responsabilità rispetto a se stessi, rispetto alla propria famiglia, al proprio popolo e al mondo, perché appunto siamo tutt'uno. E così facendo, dicerebbe, siamo sicuri che meriteremo di ricevere la Torah besimcha ubepnimiu. E a proposito di questa espressione, Besimcha ubetnimiut, sapete che a Shavuot si usa dare questa bracha, no? Kabbalat Torah, Besimcha, quando si dice, a parte Chag Sameach, il giorno stesso, ma adesso, per esempio, prima di Shavuot, quando si incontra amici, parenti, così, allora cosa si augura? Kabbalat Torah, Besimcha ubetnimiut, che possiamo ricevere la Torah con gioia e in modo profondo. E a questo proposito, con questo concludo, che nel primo, tornando sempre alla prima dei 10 comandamenti, Anochi Hashem Elokecha, adesso ci ricolleghiamo a questo concetto di Simchat Pnimiut. Allora, partiamo da io sono Hashem tuo Dio, non avere altri dei, ok, cose molto alte, profonde, e poi si conclude, non uccidere, non rubare, non invidiare, cioè. Dunque c'è una distanza abissale, no? Tra i primi comandamenti e gli ultimi, no? E dunque, Anochi, come abbiamo detto prima, io, Hashem, e tutto quello che vuol dire, no? L'Ensof, il Baruch Hu. E dopo, invece, poi si scende proprio nel basso. Allora, invece, in realtà questa è la grandezza delle 10 di Brot, perché Isombras, no? Tutta l'esistenza dal punto più alto in assoluto, spirituale, fino a quello più basso. E non solo, appunto, Hashem ci ha dato questa forza in Arsinai di ricollegare i mondi celesti più eccelsi a questo mondo materiale. E infatti, Anochi Hashem, Anochi, che è l'Anochi, che è l'essenza divina, che è l'Olam Hatzilut, che è il mondo più alto in assoluto, eccetera, Hashem Elokecha. Dunque c'è l'Ani, l'Anochi, dunque il livello più alto, astratto, trascendentale, impercepibile di Hashem, e da lì si arriva Elokecha, tuo Dio. Fare sì che l'Anochi sia tuo, che anche quello che ti sorpassa, umanamente parlando, diventi tuo, diventi una cosa tua. E c'è
la storia sul Rabbeinu Hazaken, la Tanya, che ha scritto il Tanya, Shulchan Aruch, che quando aveva questi momenti, no, di estasi, diciamo, spirituale, divina, diceva: io Hashem non voglio il tuo Gadendel, non voglio l'Olam Haba, voglio solo te, la tua essenza. E in realtà questo si trova nel profondo di ogni ebreo, perché appunto quando Har Sinai eravamo tutti presenti, chi nel corpo, chi nell'anima, e allora abbiamo vissuto questo Anochi Hashem Elokecha nel senso profondo, del significato profondo. E qui arriviamo all'espressione, come dicevo, di Kabbalat HaTorah beTorah beSimchah beTmimut, che si possa ricevere la Torah con gioia e profondità. Allora, perché? Perché si usano questi due termini, Simcha e Tmimut? Perché tramite la gioia si può sormontare tutte le difficoltà e tutte le prove del servizio di Hashem, perché tutto quello che è fatto con la gioia è molto più duraturo, è molto più forte. E Pnimiut, perché Pnimiut? Dunque nel profondo, nell'essenza, perché che auguriamo che tutta l'essenza e il desiderio della persona, un po' come hanno detto l'esempio della Tura Zaken, sia appunto il studiare la Torah, realizzare l'inizio. E questa gioia e questo Pnimiut in realtà sono legati, perché quando una persona fa qualcosa senza gioia, ma perché è obbligato, diciamo, c'è questo gioco e tutti i motivi, ecco, che non sono legati appunto alla gioia, allora sì, lo fa, ok, mi ha chiesto di farlo, cioè, bene, l'ho fatto, l'hai fatto, però e rimane esterno a te, alla tua persona. Quando invece lo si fa con gioia, perché dunque solo le forze esterne vengono coinvolte, non l'essenza profonda. Invece quando si fa qualcosa con gioia, allora questo tocca l'essenza più profonda dell'anima e dunque tutto il suo essere, tutta la persona si trova, diciamo, in questa azione, in questo pensiero, in questo studio. Dunque concludo che col fatto che Chag HaShavuot ogni anno si rinnova e risveglia questa Galut Elokit, questa rivelazione divina, come lo era allora, e Hashem di nuovo ci rinnova questa osma, questa forza, e di unire l'Anochi, come abbiamo detto all'inizio, con questo mondo, con tutte le cose più effimere, più basse, e tramite la Torah Mitzvot, e questo che sia appunto con Simcha, con Pnimiut, Amen che Nerazon per tutte noi. Dunque abbiamo toccato 2-3 punti, sia della Parashah, sia della festa di Shavuot, e dunque vi saluto intanto, vi auguro una bellissima festa. Come dicevo, questa lezione è dedicata a mia mamma, Lechaim Arukim Vibriim, che oggi è il suo compleanno, data ebraica, dunque molto importante, e Leilui Nishmat Ruven ben David Vezipora, Lifua Shlema Kol Chole Amcha Israel, Shabbat